Ciao a tutti da Vittorio. Dopo la vittoria della Juventus contro Manchester City, sui giornali italiani avevamo letto articoli che celebravano il successo della Juventus. Questa è la Juve di Thiago Motta, ecco la vera Juve, la svolta della Juve, grande Juve, super Juve, eccetera. Io vi avevo detto con grande onestà che battere questo Manchester City era tutt'altro che un'impresa come veniva descritta dalla Gazzetta dello Sport, da Tutto Sport, eccetera. E anche chi diceva: attenzione, ce la stanno, vogliono far passare la vittoria contro Manchester City come una vittoria qualsiasi, non è vero, questo è un grande risultato. Qualcuno aveva detto che era la svolta della stagione. Io vi avevo detto con grande onestà che questo Manchester City nell'ultimo mese e mezzo ha perso da tutti, ha vinto solo una partita contro Nottingham Forest. Ha rimediato sveglie in Champions League da tutti, ne ha presi 4 dallo Sporting, che non è sicuramente Real Madrid, ha perso senza praticamente tirare in porta contro il Liverpool. Insomma, questo non è il vero Manchester City. E quindi vi ho detto sì, bella vittoria della Juve, giusto festeggiare, ma con grande calma, senza sbilanciarsi, perché questo Manchester City obiettivamente è una squadra che può perdere da tutti. Non solo, ma a Torino Guardiola si era ritrovato con solo 13 giocatori di movimento, quindi non aveva neanche grandissime opzioni. E quindi ripetevo dicendo: bella vittoria da Juve, sicuramente importante in chiave Champions, ma non diciamo che questa è la svolta, non diciamo che è stata una grande prestazione, un grandissimo risultato. E il tempo di solito è galantuomo e basta arrivare a sabato sera Juventus Venezia e eccola là che tutti quelli che dicevano questa era la svolta, una vittoria importante dal punto di vista morale, psicologico, eccetera, vengono smentiti immediatamente. Contro il Venezia si è vista la solita Juve. Juve che riesce a strappare un pareggio in casa solo grazie a un rigore al 95esimo, altrimenti avrebbe perso contro il Venezia. E andate a vedere il Venezia in classifica, andate a vedere i risultati del Venezia. Questo vi fa capire che la Juve non era tornata, che non era la svolta della Juventus, che non era grande merito della Juventus, semmai grande demerito del Manchester City, che le sta perdendo veramente tutte. Tant'è che in Inghilterra si parla di un clamoroso esonero di Pep Guardiola, perché i risultati non arrivano, la squadra non risponde più alle richieste dell'allenatore, allenatore che poi ci mette un po' del suo, no, adesso sta cambiando il portiere, cerca delle soluzioni alternative che non funzionano, mentre la Juve è esattamente quella che vediamo da inizio campionato a adesso. Una squadra che magari è brava a difendere, una squadra che crea praticamente il nulla cosmico. Contro il Venezia, forse la peggiore squadra di Serie A, abbiamo rivisto la solita Juventus. E quando sbagli dietro e concedi dei gol agli avversari, per la Juventus recuperare è difficilissimo. È vero, qualcuno dirà, la Juventus è ancora imbattuta in Serie A. Sì, però non siamo più negli anni 80 dove la vittoria vale 2 punti e quindi un pareggio è una mezza vittoria. No, qui un pareggio è una mezza sconfitta. E tutta questa serie di pareggi sta allontanando sempre di più la Juventus, non solo dallo scudetto, che teoricamente doveva essere l'obiettivo di questa squadra, ma anche dalla zona Champions, perché i bianconeri, a furia di pareggiare, perdono punti dalle altre, perché è meglio perdere una partita e vincere un'altra che pareggiare 2 partite consecutive. Perché se pareggi fai 2 punti, se perdi e vinci fai 3 punti e quindi fai un punto in più di chi pareggia sempre. E ripeto, la Juventus è quella che stiamo vedendo da mesi a questa parte. Una squadra che non ha idee di gioco, una squadra che anche contro avversari deboli fa una fatica enorme a creare. Una squadra che si salva spesso grazie a un episodio. Adesso non sto dicendo che il rigore non c'era, però pareggiare in casa con un rigore al 95esimo contro Venezia credo che non sia un risultato soddisfacente. Tant'è che la squadra è stata fischiata, che i giocatori sono stati contestati dalla curva, ma dobbiamo essere onesti: ci fosse stato Allegri al posto di Thiago Motta, questa contestazione sarebbe iniziata mesi fa. È vero, l'allenatore si deve avere tempo, però anche è vero ed è innegabile che Thiago Motta quest'estate ha fatto e ha richiesto dei colpi importanti che la Juve ha portato a casa. E quindi, sì, tempo, ma mica puoi avere un anno. Se è la Juve, bisogna vincere subito. E Thiago Motta non sta vincendo letteralmente, nel senso che non vince neanche la domenica, perché al massimo pareggia. Ha chiesto Koopmeiners, rischia di essere il candidato per il bidone dell'anno.
ha mandato via vari giocatori, Soulé, Chiesa, che magari non stanno facendo bene, però magari potevano essere utili in questa Juve. Ha fatto delle scelte che non stanno pagando. E quindi a quelli che dicevano: ah, questa è la vittoria con Manchester, è la svolta. No, non è la svolta, perché non c'erano i segni. Non abbiamo visto una Juve che è stata sfortunata, che attaccava, prendeva tre pali. No, abbiamo visto una Juve che non tira mai in porta. E non è solo contro il Venezia, l'abbiamo visto contro il Napoli, contro la Roma, contro la Lazio. Anche in superiorità numerica contro la Lazio per 75 minuti, la Juve non ha fatto un tiro in porta e ha segnato solo grazie a un autogol di Mario Hila. Questa è la Juve di Thiago Motta. E finché cercheremo scuse, giustificazioni, eccetera, non si cercherà mai, non si troverà mai il problema e non si potrà mai risolvere. Questa Juve, come il Bologna di Thiago Motta, io ripeto, Thiago Motta è un difensivista moderno. Le sue squadre concedono poco, ma le sue squadre combinano anche poco davanti. Ci vuole là un centravanti che è in stagione, che riesce a creare, come faceva Zirkzee lo scorso anno. Vlahovic non è quel giocatore e quindi la Juve va in grande difficoltà. Non è stata la svolta contro Manchester, non è una novità contro il pareggio contro Venezia, perché quest'anno ne sono arrivati tanti. La Juve di Thiago Motta non va, non funziona e sì, ci sono tanti infortuni, eccetera, però non puoi prendertela con le assenze se in casa pareggi contro Venezia, perché il Venezia lo devi battere anche con le seconde linee, forse anche con la primavera. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivilo, metti qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Grazie.